Durante i lavori di costruzione della strada della Galleria Rosazza, Giuseppe Maffei, medium e progettista, ma senza alcuna nozione ingegneristica e architettonica, si dedica alla realizzazione delle varie cappelle che abbiamo visto nelle puntate precedenti. L'ultima che vi mostriamo è l'edicola di Sant'Eusebio a pianta pentagonale, alla quale il pittore di Graglia vuole dare l'impronta di una chiesa bizantina. Alla sua realizzazione Maffei dedica un paio d'anni a partire dalla fine del 1893. Il marchese Tommaso La Marmora mette a disposizione alcune colonne rinvenute nei depositi del Santuario di Europa. Il progetto è studiato minuziosamente, dai capitelli alle mensole ai pulvini d'imposta degli archi, che egli rielabora in modelli di Creta. Ognuno raffigura diversi elementi vegetali: la rosa, le ghiande, il riccio della castagna, il grappolo d'uva, la foglia d'acanto. Così come per la chiesa di Rosazza ripropone anche la svastica, che fa andare in visibilio tutti gli infognati di esoterismo. In realtà la svastica è un simbolo beneaugurale positivo che compare già nel IV millennio a.C. nelle culture pre-indoeuropee dell'Anatolia e della Mesopotamia, nonché a Creta e a Troia, e che nel corso dei millenni ha attraversato buona parte delle religioni in tutto il mondo, assumendo innumerevoli significati, valori e funzioni. Di conseguenza, più che rimandare a qualcosa di esoterico, fa dubitare sull'effettiva cultura del Maffei in fatto di simboli, il quale molto probabilmente ha fatto un po' di confusione. Per i decori Maffei si reca a Ravenna e studia dal vero alcuni elementi compositivi presenti nella cupola della chiesa arcivescovile di San Vitale e San Apollinare. Studia i capitelli in stile bizantino e rileva tutte le raffigurazioni dei santi che nei mosaici di Sant'Apollinare presentano la stola e il bastone pastorale, questo per la realizzazione della statua del vescovo, che fra l'altro ricorda molto quelle nelle cappelle nel santuario di Graglia. I lavori per l'edicola iniziano nel 1894. L'interno è decorato con affreschi che raffigurano il santuario di Europa e quello di Graglia. Da una foresta popolata da orsi e lupi emerge una roccia che ospita il nido di un pellicano, non molto verosimile, che però è noto simbolo di Cristo, protetto da una pianta di rosa che è chiaro simbolo mariano. Il pittore di Graglia realizza anche l'immagine di alcuni oggetti ritrovati da quelle parti durante gli scavi della strada, ai quali il Maffei attribuisce un valore archeologico assoluto, utili forse per attribuire un valore scientifico e storico alla strada in fase di costruzione, che di lì a poco collegherà i due santuari. Figurano un pugnale da caccia, una mazza per uccidere i serpenti e una campanella di bronzo. Anche questa volta sono smentite le ipotesi esoteriche che ruotano attorno alle opere ideate dallo spiritista Maffei, con buona pace di chi si esalta per ogni stella, rosa, livella, nodo e ghianda che vede solo perché danno molti anni parlare degli apporti spiritici a Maffei diventato mainstream. Grazie per l'attenzione e al prossimo video.